Buongiorno, buon lunedì 1 agosto. Si apre l'edicola di 8 Channel TV con tutte le principali notizie e con i quotidiani per avere la panoramica sulle notizie nazionali ma anche campane. Partiamo subito dalla Roma, che titola con quello che è il terremoto politico ovviamente e tutti gli strascichi che ci sono per le candidature in vista delle politiche dei prossimi mesi. L'ira di Conte sui fuoriusciti, leader ai Movimenti 5 Stelle campani sputano veleno, PD da Calenda, stop e condizioni. Intanto anche i destinatari delle bombe vengono inquadrati su quello che è davvero il terremoto di Ponticelli, con la criminalità scatenata e tanto tanto terrore in uno dei quartieri maggiormente martoriati dalla faida dei clan che praticamente si scontrano, che vogliono appunto il predominio su quello che è il territorio per poter controllare il narcotraffico locale, ma non solo. Questa è la prima pagina del Roma. Intanto torniamo sulla schermata per guardare anche gli altri quotidiani e guardiamo sempre la situazione nazionale. Guardiamo appunto la Repubblica con "O la va o la spacca", vedete appunto il titolo. Incontro in extremis per il centro-sinistra unito, ma Calenda è orientato verso il no al Partito Democratico. Renzi attacca Letta sulla tassa ai ricchi e invitazione a coalizzarsi. Di Maio intanto presenta impegno civico. Salvini però accende lo scontro con gli alleati sul Viminale, quindi ovviamente è davvero un fuoco incrociato che non trova la quadra su quelle che sono le intese larghe da poter mettere in campo in vista delle elezioni. Appunto Bonetti dice: andiamo al centro con tante donne protagoniste o puntiamo a superare il 10%. Intervista alla ministra della famiglia: saremo baricentro per portare avanti il riformismo concreto del governo Draghi. Elena Bonetti, come ricorderete, appunto è la numero uno del dicastero della famiglia. La strategia del leader di Azione in mezzo fra Letta e Meloni per strappare voti alla destra. Il segretario Dem vuole polarizzare la sfida elettorale con un patto fra i progressisti, ma il centrista punta a disarticolare i poli, le condizioni dettate in una lettera inviata al Nazareno proprio per provare a trovare larghe intese. Da una parte cioè l'idea cara al leader Dem di fermare le destre con un patto tra forze progressiste, dall'altra il leader di Azione che tiene aperto uno spiraglio per l'accordo, ma resta convinto che il successo di Meloni possa essere comunque mutilato da una grossa affermazione di un fronte centrista autonomo. Di sicuro c'è solo che l'esito del confronto avrà un peso notevole sul voto del 25 settembre. Ancora, continuiamo a sfogliare Repubblica, la parte con la caccia al collegio blindato, i candidati in corsa per un posto in lista, la lezione di Tommasi, così si conquista il voto dei moderati. Ovviamente sono tanti sindaci che stanno anche dando le cosiddette dimissioni per poter correre come candidati, ma intanto anche in Campania la situazione non è proprio semplice, con tante polemiche e tante proteste, ma soprattutto tiene banco la questione del secondo mandato, non nessuna deroga per il Movimento 5 Stelle, tanti volti noti che ovviamente non potranno correre per le prossime elezioni. Vediamo. Chi va via per candidarsi non sputi veleno su di noi, non lo consentiamo, così Giuseppe Conte alla riunione con gli attivisti del movimento in Campania, ribadendo: in questa campagna elettorale avremo al nostro fianco a supportarci molti che hanno finito il secondo mandato e non possono ricandidarsi, sono eroi. È scontro in vista del primo snodo cruciale delle elezioni, legato alla scelta dei nomi da presentare agli elettori nei collegi maggioritari e plurinominali entro il 22 agosto. Ribadisce via Twitter i paletti per il Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana Carlo Calenda. Il commissario del PD in Campania, Francesco Boccia, attacca Forza Italia. Gli italiani, i napoletani, i lavoratori devono sapere che non avranno una mensilità in più a fine anno per colpa di Lega e Forza Italia, che hanno deciso di seguire sulla strada di responsabilità Fratelli d'Italia in questa crisi. È andata così e ora non dovrà andare così dal 26 settembre in poi. Si preoccupi del PD la risposta di Fulvio Martusciello di Forza Italia, che ribadisce pure il no a Mastella.
si metta l'anima in pace. Il centrodestra in Campania ha cambiato rotta. Non c'è spazio per chi ha insultato Salvini, Meloni e Berlusconi. E Mastella invece rilancia. Il centrosinistra rischia di non essere competitivo in nessun collegio uninominale. Calenda andrà al centro, ma di maggioritari neanche l'ombra. Il centrodestra può perdere in alcuni collegi, dati oggi per sicuri. 5 Stelle giocano la loro partita solo per il proporzionale. Insomma, i candidati di Noi di Centro giocheranno la loro partita e le sorprese non mancheranno. Questa è la situazione anche campana. Continuiamo a sfogliare Repubblica con da Bersani a Galliani gli addii eccellenti. È finita una stagione, il caso ovviamente con i volti noti che lasciano le fila dei candidati proprio per varie decisioni interne a movimenti e partiti. Dalla Repubblica ci spostiamo sul Mattino con Calenda che agita il centro-sinistra, la politica che tiene banco, ore di fermento, trattative sui seggi, ultima proposta del leader di Azione. Al PD avanza il listone con Renzi, Letta studia un piano alternativo, spazio ai temi identitari e Di Maio lancia impegno civico, si chiamerà così il suo schieramento. Andiamo subito a guardare insieme nuovamente la prima con una piccola virata di colore in campagna con lo show nella Certosa per beneficenza di Capri, stregata dal fascino di J-Lo, raccolti 8 milioni per l'UNICEF. Continuiamo con la nostra carrellata di notizie, sempre all'interno del Mattino Nazionale, dalle televisioni alla rete, la metamorfosi di Silvio, le elezioni, il Cavaliere passa alla comunicazione social, in un mese cresciuti post e reazioni, nuovi follower, oltre 4.000 su Twitter, il Neo, contenuti ancorati al linguaggio TV, quindi questa la metamorfosi del Cavaliere. Continuiamo, le condizioni di Meloni, clausola pro-Ucraina, la Lega, ma non serve oggi il tavolo per definire il programma, ora basta con le ambiguità sulla Russia. Intanto il forzista Tajani, i nostri punti fermi, politica estera e no ai cambi di casacca. Presidenzialismo, decontribuzione, impegni realistici, stop libri dei sogni, queste le promesse di Fratelli d'Italia. La Lega, flat tax per tutti, uscite con quota 41, Ponte di Messina è la ricetta economica che appunto propongono gli esponenti della coalizione del centrodestra. Dalle notizie nazionali adesso apriamo il nostro consueto focus dedicato alla regione Campania con tutte le notizie dalle varie province e partiamo dalla Repubblica Napoli che parla del delitto vassallo, quegli affari fra il camorrista e il carabiniere, l'inchiesta sull'omicidio del sindaco Pescatore, il PM. L'ex sotto ufficiale Cioffi affidò la gestione di una pompa di benzina a ridosso, verifiche su una società di fatto fra l'ex militare e gli albergatori Palladino. Intanto il figlio della vittima, ora capiamo quegli errori nelle indagini. Quindi davvero una svolta quella che si è avuta proprio sulle indagini della uccisione avvenuta, come ricorderete, 11 anni fa del sindaco Pescatore. E andiamo all'interno dell'articolo che racconta anche la famiglia, che dice in una lettera: ha fiducia in quello Stato in cui mio padre ha sempre creduto, cioè nonostante quanto emerso in queste indagini che fanno tremare ovviamente anche una parte di Stato, la famiglia rinnova la sua fiducia a quella che è la parte sana dello Stato. Il carabiniere e il camorrista facevano affari insieme tra il 2007 e il 2010. L'allora sottufficiale dell'arma, Lazzaro Cioffi, aveva affidato a Romolo Ridosso, oggi collaboratore di giustizia, all'epoca dei fatti esponente del crimine organizzato salernitano, la gestione di una pompa di benzina a Scafati, formalmente intestata alla moglie del militare. C'è anche in questo dettaglio nelle pagine dell'inchiesta che vede oggi Cioffi e Ridosso sotto inchiesta per l'omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Era il 5 settembre di 12 anni fa. Assieme ad altre 4 persone, il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo, il suo ex attendente Luigi Molaro, il figlio di Ridosso Salvatore, l'ex gestore di Cinema in Cilento Giuseppe Cipriano. Quindi questi i nomi che spuntano nell'inchiesta. Intanto parliamo anche di Movida, perché il tema di Napoli è anche quello della Movida, che non è sicura. Coroglio colpita alla sua festa con un pugno d'Alexi, controlli per la Movida, sanzioni per alcol ai minori e la parte di Napoli che è oggettivamente fuori controllo per l'assalto della Movida scatenata e fracassona.
Conte 5 Stelle Campania, abbiamo visto, i non ricandidati come Fico sono eroi, il presidente online, collegato, meglio esserci liberati dei traditori, ma la base si sfoga, Roma ha cancellato il nostro territorio, quindi per questo c'era un pressing trasversale per poter riavere Roberto Fico tra i candidati. Continuiamo a sfogliare Repubblica Napoli, andiamo avanti, Jennifer Lopez l'abbiamo vista, in fiamma la notte di Capri, show e beneficenza, da questi giorni, insomma in questi giorni è sull'Isola Azzurra, presenti altri ospiti come DiCaprio, Leto Irons e Diletta Leotta, quindi tanti tanti VIP per questo show dedicato all'UNICEF. Ma non solo, VIP e cultura, Gary Oldman dentro Pompei, mi tremano le gambe, l'attore americano in visita al parco archeologico dopo il blitz a Giffoni, che emozione, ma dite a Sorrentino che voglio lavorare con lui. Quindi questo il commento tra i scavi archeologici di Pompei di Gary Oldman. Andiamo avanti, guardiamo anche il Mattino. Collegi, la sfida dei tre poli, ancora ovviamente il tema della politica, centrodestra favorito, ma Napoli e Giuliano sarà battaglia all'ultimo voto. E poi ancora, taglio centrale, un tema molto estivo, siamo ad Ischia, straordinaria schiusa di Caretta Caretta, la nursery delle tartarughe, i nastri per proteggere le uova della Caretta Caretta, nel tondo la tartaruga, le tartarughine appena nate, come vedete appunto al centro di questa spiaggia che è diventata appunto la nursery delle tartarughe. Gli sfiduciati della politica, per ora ci godiamo le ferie, ecco, guardate i volti di chi non si candida, il reportage con tante persone in spiaggia, con Assunta Iannone, Edoardo Maurielli, Falcucci, Casella, Vigilante, Falcucci, Savino, Jumiento e Arnò, che restano in spiaggia e ovviamente non correranno per queste politiche. Intanto i collegi, la destra favorita, ma Napoli e Giuliano, sfida aperta tra i tre poli in Campania, sono 21 gli scontri diretti, nel capoluogo la sorpresa De Magistris. I sondaggisti, quello dell'area nord, è il seggio con più incognite d'Italia, quindi davvero tante cose da definire in vista del voto. E da Napoli ci spostiamo anche sulle altre province, andiamo a vedere cosa succede in terra di lavoro, andiamo subito a Caserta, vediamo l'apertura di oggi con ovviamente i riti per la patrona dopo 2 anni di stop. La festa, l'omaggio, la patrona Sant'Anna fa tappa all'ospedale grazie di vescovi e devoti per l'opera dei medici ed infermieri in questi lunghi mesi di lotta al coronavirus. Arretra la curva della pandemia, ma il rischio i non vaccinati e fragili, il contagio è il punto in terra di lavoro, ancora 3 morti in queste ore, e focolai di virus tra Maddaloni ed Aversa, davvero a Caserta c'è una situazione di maggiore criticità. Andiamo all'interno, guardiamo all'interno le pagine di Caserta. Caserta risparmia con i buoni fruttiferi, è la quinta in Italia, il primato è la statistica. L'esperienza di Assunta, 50 anni di Teano, così mi aggiusto la casa, l'app BancoPost è fra le più utilizzate. Poi ancora rifiuti, l'ira degli operatori, acqua scura dai rubinetti, un vero e proprio caso quello che spunta da Aversa. Sindacati degli addetti al servizio di igiene urbana sul piede di guerra, nel mirino appunto quella che è la società che gestisce il servizio di igiene. La Flaica ha inviato a tutte le autorità una diffida nel proseguire, vedete, l'appalto senza che siano riviste le condizioni relative alla sicurezza. Andiamo avanti, da Caserta ci spostiamo anche in altre province e vediamo cosa succede anche ad Avellino, andiamo in Irpinia. Taglio alto, innanzitutto l'apertura, metro leggera rimandata a settembre, troppi lavori da completare, solo oggi inizieranno gli esami di guida per gli autisti, una vera e propria via crucis per un'eterna incompiuta, in settimana la decisione del Ministero sull'autorizzazione, ma i bus non entrano subito in servizio. La metropolitana leggera dunque resta off limits, restano i bitilli sulle carreggiate, la settimana che si apre oggi sarà cruciale per dire cosa manca ancora ai fini dell'ottenimento del via libera dell'agenzia ministeriale Ansifisa, che si occupa della sicurezza dei sistemi di trasporto. Ancora, taglio alto, perizia psichiatrica per il killer nigeriano, il caso del delitto di Monteforte, il massacro di Alvanella, una vera e propria strage sfiorata quella che c'è stata venerdì mattina, un commerciante cinese ucciso a martellate, un 49enne bulgaro, un eroe che ha provato a fermarlo, che in fin di vita al Moscati, ma soprattutto un assalto che si era consumato solo poche ore prima alla mensa dei poveri. Vediamo.
È atteso per domani l'affidamento dell'incarico dell'autopsia da eseguire sul corpo di Wang Cheng Gao, il 56enne cinese, massacrato a martellate nel suo negozio di Alvanella a Monteforte Irpino ieri mattina. 4 i colpi mortali assestati sulla testa, con violenza inaudita da Robert Omo, 24enne nigeriano, senza fissa dimora, che resta recluso nel carcere di Bellizzi. Intanto è attesa per martedì l'udienza di convalida dell'arresto. Il senza fissa dimora dovrà rispondere di omicidio e tentato omicidio. Resta gravissimo in fin di vita al Moscati in coma il 49enne bulgaro, massacrato anche lui a martellate dall'immigrato, per aver provato a salvare il 56enne cinese. Robert Omo, secondo una prima ricostruzione, ieri mattina, in preda ad un raptus di follia, è entrato nel negozio alle 8, ha afferrato 2 martelli in esposizione, ha iniziato a distruggere le scaffalature. Poi la sua furia, a colpi di martello, si è abbattuta sul proprietario del negozio. Poi è toccata al 49enne bulgaro, che ora è in fin di vita al Moscati. Solo grazie al tempestivo intervento dei carabinieri, al coraggioso intervento di alcuni dipendenti di Jordan Gomme e altri ragazzi, non ci sono state altre vittime. Il nigeriano, secondo quanto raccontato dai testimoni, stava per colpire anche una donna con un bimbo. Era un vero invasato, raccontano le persone presenti. Robert Omo è stato bloccato solo dopo da una 20 di persone nei pressi di un ristorante in via Taverna Campanile. Ma all'alba di ieri, prima di arrivare nel negozio del 56enne cinese, il 24enne si era presentato alla mensa dei poveri, dove aveva aggredito un volontario del dormitorio della Caritas. Intanto vediamo anche quella che è la situazione coronavirus in provincia di Avellino. Covid, 324 casi, aggiorneremo il bollettino che potrete consultare sul portale ottopagine.it fra poche ore con i dati dell'ASL. Intanto 324 casi ieri, curva in discesa, nessuna vittima fortunatamente nelle ultime ore. Commento sul caso dell'assalto di Monteforte, dell'uomo ucciso a martellate. Uno spree killer compulsivo avrebbe potuto colpire ancora. Il criminologo Antonio Leggero ricostruisce la personalità dell'assassino e parla di un disadattato sociale. Questa la ricostruzione di quest'uomo, del professionista, rispetto a Robert Omo, il 24enne che ha ucciso il 56enne cinese e ferito a morte il 49enne, ferito gravemente il 49enne bulgaro. Ancora, continuiamo a sfogliare Avellino, l'INPS deve rimanere a Piazza Mazzini, Ariano Irpino il caso e la richiesta, e poi ancora Tripalda, addio ad Egidio Romano, decano del commercio di vicinato, la scomparsa di uno dei rappresentanti del commercio irpino addolora i comuni dell'Interland. Queste le notizie da Avellino, ci spostiamo a Benevento, rifiuti, salta il maxi impianto. Dopo i rilievi della Regione, la SEIF rinuncia alla piattaforma di stoccaggio nell'ASI. Il progetto per 225.000 tonnellate annue aveva fatto insorgere le aziende agroalimentari dell'area e tramonta definitivamente il tentativo di realizzare una piattaforma di stoccaggio per i rifiuti, vedete? Da 225.000 tonnellate annue, una prospettiva che aveva messo in allarme in particolare le aziende della filiera agroalimentare presenti nell'agglomerato, a partire da Nestlé e Rummo. Se si fosse concretizzato il progetto, avrebbe fatto nascere nel cuore dell'area industriale una stazione di trasferimento per i rifiuti pericolosi e non pericolosi. I timori maggiori erano legati a 21.000 tonnellate di rifiuti organici che la società proponente avrebbe voluto stoccare a Ponte Valentino. Natalità delle imprese, il trend intanto torna a crescere, parliamo di economia, il secondo trimestre, il saldo positivo sale a 109, riparte nel sagno la voglia di investire, sia pure moderatamente, quanto emerge dall'analisi statistica trimestrale sulle natalità mortalità delle aziende, curata da Infocamere per conto di Unioncamere. Intanto tra Venditti e De Gregori rompe l'ironia di Zalone, il BCT Musical Musa, e continuano i grandi, insomma, la croisette, la sfilata di volti noti dell'arte, del teatro, della musica, del cinema per la manifestazione sannita. E poi turisti, boom di visite per il Museo di San Pio dopo il tour in centro e messa in tanti nella struttura che racconta il frate. L'endorsement di Mastronardi, una full immersion nelle emozioni con il Museo di San Pio.
Ancora andiamo a guardare le altre pagine del Sannio. Analisi, fondi extra e meno disagi. ASI, il budget per i centri accreditati cresce di 400.000 euro. Finora prestazioni bloccate prima della metà di ogni mese. Covid, il virus indietreggia ancora. Censiti 255 nuovi contagi, giornata di tregua al rummo, dove i ricoverati scendono a 33. Quindi questa la novità anche sul fronte della lotta al virus. Andiamo a Salerno. Migranti, tornano gli sbarchi, ovviamente il porto di Salerno è al centro delle cronache campane per quello che è il ritorno degli sbarchi, subito i controlli anti-Covid, poi i trasferimenti, gli under 18 senza genitori resteranno in città e stamattina approda a Salerno una nave con 387 profughi, 134 sono minori non accompagnati. Andiamo avanti, Ruggi muore dopo l'operazione, nei guai Coscioni e la sua equipe, l'intervento a dicembre, l'ospedale con la Collaboriamo con i giudici, riesumato il cadavere di un 62enne, all'interno dimenticata una garza. Covid anche nel Salernitano, la curva è impicchiata, contagi dimezzati in due settimane. Nel giro di 15 giorni i contagi nel Salernitano sono 7.884 i casi rilevati negli ultimi 7 giorni, a fronte dei 14.000 delle 2 settimane precedenti. Quindi probabilmente anche rispetto ad alcune previsioni degli esperti, dopo il raggiungimento del cosiddetto plateau si potrebbe godere di una rassicurante discesa dei contagi. La tragedia dell'acqua farm, i nostri scivoli sono in regola, parla la proprietà del parco, nella nostra struttura è tutto in regola, gli scivoli sono omologati, ovviamente il caso è quello di Flavio, il 12enne morto nel parco. Siamo dispiaciuti per la morte del ragazzo, attendiamo che venga effettuata l'autopsia, dicono i proprietari. Ombrellone selvaggio, blitz e sequestri nel Cilento, Antonio Vuolo, passano gli anni ma le cattive abitudini restano, come quella di lasciare ombrelloni e attrezzature varie sulla spiaggia per assicurarsi sempre il posto, e c'è stato un vero e proprio giro di vite per poter rendere legale lo stazionamento sulle spiagge libere. Ancora la rotta dei migranti, 387 profughi, ore di fermento nel porto di Salerno, ma anche nelle scorse ore l'arrivo di una barca, di una nave, scusate, che ovviamente è quella del turismo con la crociera, che ovviamente racconta i due volti del mare salernitano, l'arrivo dei profughi ma anche quello del grande turismo. Intanto andiamo all'interno, vediamo come sta funzionando la rotta dei migranti, vediamo come funziona. A bordo della Ocean Viking, stando a quanto emerso nel corso di una riunione operativa che si è tenuta alla presenza del prefetto Francesco Russo, ci sono 387 passeggeri. Di questi 209 sarebbero uomini, 29 donne, 149 minori, 134 non accompagnati. 9 bambini avrebbero meno di 5 anni, il più piccolo ha invece appena un anno. Non si conosce moltissimo delle condizioni di salute, ma prima delle prime informazioni emerse non dovrebbero esserci grosse criticità. Intanto la vera incognita, vedete? La vera incognita potrebbe rendere lo sbarco più complicato che quello legato alla positività al coronavirus. C'è tutto un sistema di attrezzamento e di attrezzatura esposta proprio per provare a capire con test rapidi qual è la situazione. Ovviamente il rimescolamento sociale potrebbe rischiare di portare nuovi casi di Covid. La novità, ciò che cambia rispetto ai precedenti sbarchi, è che le operazioni di riconoscimento a seguito del tampone saranno trasferiti nel lab Croce Rossa che si trova in via Carrari. Ma intanto, proprio per avere tutte le novità in diretta dal porto di Salerno, ci colleghiamo con il nostro collega Giovan Battista Lanzilli, che è sul posto per raccontarci tutto in diretta proprio dalla città di Salerno. Buongiorno Giovan Battista, a te la linea. Ciao Andrea. Buongiorno Simonetta, buongiorno ai telespettatori di 8 Channel. Sì, siamo al molo 3 gennaio, siamo appena entrati, come vedete alle mie spalle è già operativa a pieno ritmo la macchina organizzativa e di assistenza. La nave della Ocean Viking con a bordo oltre 387 migranti arriverà tra una mezz'ora circa, più o meno questi sono i tempi stimati. L'organizzazione, come abbiamo detto, è già pienamente nel vivo. Con noi ringraziamo per la disponibilità e la cortesia, saremo velocissimi, gli esponenti
sicuramente il Comune di Salerno, cominciamo dal vice sindaco Pachi Memoli, il Comune di Salerno ancora una volta dopo anni è chiamato ad una prova di assistenza e di impegno umanitario. Ma il Comune non si tirerà mai indietro, perché il Comune ritiene che la vita è un dono meraviglioso. Noi non siamo per la cultura della morte, ma per la cultura della vita, per cui con l'assessore alle politiche sociali ieri abbiamo lavorato per l'accoglienza di questi migranti, soprattutto dei bambini, abbiamo trovato anche dove collocarli, e quindi Salerno sarà sempre la città dell'accoglienza. All'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto chiediamo, i minori non accompagnati sono tantissimi, un numero forse record per Salerno, lo ricordiamo, la competenza è del Comune e Salerno da questo punto di vista è un'eccellenza nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati che arrivano a bordo delle navi. Sì, questa volta sono 124 minori non accompagnati, almeno questi sono i dati che ci risultano, un record rispetto all'ultima, il numero più alto che abbiamo avuto erano 88 minori. Per cui le politiche sociali sono pronte, sono operative come sempre, abbiamo attivato già la rete SAI, quindi sappiamo già più della metà di loro dove verranno stasera collocati. Per l'altra metà, come diceva il vice sindaco, abbiamo trovato una soluzione in emergenza in attesa poi di poterli distribuire su tutto il territorio della provincia e oltre. Il Ministero ha attivato una rete SAI che in qualche modo permette di metterli in sicurezza e di prendersene cura. Perfetto, ringraziamo e liberiamo anche i due esponenti della Giunta di Salerno, perché sono chiaramente richiesti anche dalla macchina organizzativa, la prefettura è a pieno ritmo, chiedo al nostro operatore Gerardo Napoli che mi sta accompagnando anche di dare uno sguardo insomma a quella che è la situazione. Vedete i volontari della protezione civile qui al molo 3 gennaio, si è deciso di far sbarcare, come già avvenuto anni fa, la nave della Ocean Viking, lo ricordiamo, con a bordo 387 stranieri salvati nel corso di una delle tante operazioni di recupero che in queste settimane si stanno moltiplicando al largo del Mediterraneo. È ripartita la rotta della disperazione, sono migliaia in fuga. Va detto anche per dovere di cronaca che proprio ieri è arrivata una nota a firma dei consiglieri regionali della Lega che hanno avuto parole molto dure nei confronti del Viminale, che ha scelto Salerno come porto di sbarco per la Ocean Viking e ha accusato il governatore De Luca di essere complice del Viminale nella politica dei porti aperti. Un argomento ovviamente che è finito anche al centro della campagna elettorale. Le operazioni, come vedete, qui è già tutto predisposto, le transenne sono state già sistemate, ci sono tutti anche i tendoni, gli uomini della protezione civile, la guardia costiera, polizia, guardia di finanza, sono tutti schierati, l'esercito, carabinieri chiaramente, sono tutti pronti ed operativi. Come vi abbiamo detto, è stimato in circa mezz'ora l'arrivo della Ocean Viking con a bordo, lo ricordiamo, 387 stranieri, dei quali molti, moltissimi non accompagnati, minori non accompagnati, 134. Simonetta, se non ci sono domande, la linea può tornare allo studio. Grazie a Lanzilli, a Giovan Battista Lanzilli da Salerno. Seguiremo ovviamente con il collega nelle prossime ore quello che sarà l'intervento per le operazioni di sbarco al porto di Salerno, uno sbarco che ovviamente deve fare i conti anche con quella che è l'emergenza Covid, perché la rete dell'accoglienza dovrà provare ovviamente ad evitare ulteriori criticità, capendo con test rapidi, tamponi, quello che è lo stato di salute ovviamente e il livello di eventuali positività tra i 387 profughi in arrivo. Continuiamo con la nostra rassegna stampa, andiamo a vedere anche quelle che sono le notizie che arrivano dalle cronache. L'apertura è dedicata al caso appunto di cronaca giudiziaria, la garza ritrovata nel corpo del povero Maddolo, mancava alla conta degli infermieri, Coscioni e la sua equipe indagati, un altro particolare dell'inchiesta della procura. Il DG D'Amato manda un comunicato in cui non dice niente se non la solita frase: fiducia nei giudici. Questa è l'apertura delle cronache. Adesso cambiamo appunto informazione, andiamo a consultare il portale di 8pagine.it per tutte le informazioni in diretta. L'apertura è dedicata all'emergenza sbarchi, 387 appunto migranti in arrivo, insorge la Lega, il caso politico che si consuma proprio sul tema dei migranti in Campania.
Questa è l'apertura del portale. Guardiamo insieme le varie aperture delle varie province. Ucciso martellate l'avvocato del 24enne nigeriano, chiede perizia psichiatrica. Abbiamo visto il servizio. La novità è quella appunto della richiesta del legale dell'assassino. Oggi si affida del presunto assassino. Oggi si affida l'incarico per l'autopsia intanto sul corpo della vittima, un 56enne cinese. Siamo in collegamento diretto con l'ospedale Moscati di Avellino per avere costanti aggiornamenti invece sullo stato di salute del 49enne bulgaro che è stato colpito gravemente da infin di vita al Moscati nel reparto di rianimazione. Continuiamo con le notizie, andiamo a vedere le aperture delle altre province. Benevento, candidature, sarà un agosto caldo nel Sannio. Al lavoro per nomi e liste, la politica e altro che caldo, sarà un mese caldissimo, chiaro che appunto saranno davvero difficili le composizioni delle liste per le politiche. Caserta. Andiamo a vedere quali sono le notizie che arrivano da Caserta e provincia. Frati francescani in esilio anche nel casertano, appello a Papa Francesco e poi ancora folgorato in bagno da una scarica elettrica. Nulla da fare per un 79enne. Napoli, l'apertura è dedicata alla cronaca, colpi d'arma da fuoco nella notte ad Acerra, fermata una ragazzina di 15 anni, la cronaca che vede protagonisti di fatti gravissimi, ragazzi sempre più giovani. E poi ancora andiamo a Salerno, l'apertura ovviamente è dedicata allo sbarco dei 387 migranti, ma c'è anche la cronaca, Mercatello, esplosi altri colpi di pistola, trema anche il salernitano dal punto di vista della sicurezza e della legalità del territorio. Anche sul portale di 8pagine.it, Coscioni indagato per la morte di un 62enne, in Ruggi fiducia nei magistrati, quindi nelle prossime ore si avranno nuovi sviluppi su questo presunto caso di mala sanità. E con questa notizia si chiude l'edicola di 8 Channel TV. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione alle 14 in punto con il TG News regionale e alle 14:30 con il TG Sport. Grazie e buona giornata.